piacere che Libero Mancuso ricordasse questi processi genovesi, che pure non sono ancora giunti all'esito e alle sentenze di primo grado, processi che, avendo l'avventura di farli come parte civile, li conosco bene, li ho seguiti in questi anni e devo dire non sono certo tardati per inefficienze del meccanismo di giustizia, cioè per inefficienze della macchina giudiziaria, perché lo sforzo che è stato fatto a Genova è straordinario. Voi pensate che il processo di Bolzaneto, sta discutendo in questo momento il pubblico ministero in varie udienze, ha diviso la sua discussione all'esito di 143 udienze dibattimentali. È un processo in cui si sono dovute chiamare persone da tutta Europa, perché le parti offese erano giovani che erano stati reclusi provvisoriamente a Bolzaneto e lì sottoposti a queste vessazioni, umiliazioni. La loro lettura è umiliante per chi le approccia, cioè devo dire che, avendo potuto seguire il processo, non ovviamente tutte le udienze, ma solo in alcune udienze, alcune che riguardavano ovviamente la persona che io assistevo in particolare, e ovviamente le udienze principali, ma oggi che mi leggo, mi ascolto attraverso l'ascolto delle udienze dibattimentali nel preparare la discussione, ciò che è stato testimoniato, ciò che è emerso durante il processo è agghiacciante, cioè veramente agghiacciante, cioè la riproposizione di un meccanismo da lager nazista, con la rivendicazione espressa, l'invocazione di Auschwitz, le grida antisemite, il richiamo a inni fascisti, le umiliazioni più totali, cioè il considerare il corpo della persona detenuta come un corpo sul quale poter svolgere qualsiasi opera di sadismo, insomma, veramente. Sì, sì, ecco, dopodiché c'è la Diaz. Io considero, come dire, la cosa più grave, cioè nell'ordine le considero, Bolzaneto la considero gravissima, cioè il fatto che quando una persona è in mano alle forze dell'ordine deve sapere che ha, come dire, la sua vicenda è la vicenda della tutela della sua persona, deve essere comunque garantita la tutela della persona fisica. E invece in quel contesto non solo non è stata garantita, ma è stata aggredita, tra l'altro, la maggior parte di questi, senza che poi emergesse neppure una responsabilità in nessun fatto di piazza, quindi persone che erano transitate da Bolzaneto come carcere provvisorio senza nessuna ragione. Dopodiché c'è la Diaz, cioè l'episodio con la costruzione, l'invasione di una scuola, il massacro delle persone che dormivano nella scuola, l'inserimento in quella scuola di bottiglie Molotov. Mentre del processo di Bolzaneto vedo un esito sicuramente di condanna, nel processo di Bolzaneto, a mio avviso, per come si è costruito il processo, emergeranno condanne simboliche nel corso del tempo, perché sono tutti fatti che vanno in prescrizione, ovviamente, stante gli anni che ci sono voluti per farli emergere, ma sicuramente di condanna. Invece il processo della Diaz è un processo molto più complesso, perché è più complesso, come sempre, i fatti sono pacifici, risalire dai fatti ai singoli protagonisti, persone fisiche, è sempre più complesso, risalire poi a chi li ha ordinati, a chi ha permesso che si svolgessero, è ancora più difficile. E questo, in questo, come dire, raccolgo e faccio mio quello che diceva Libero Mancuso sulla necessità di porre grande attenzione al fatto che questi fenomeni si riproducono e hanno un'attualità che, come dire, stupisce ogni tanto anche chi, come il sottoscritto, cioè mi sono accorto di essermi stupito nel leggere, cioè non pensavo potessero più accadere, francamente, ecco, lo dico e credo di facendo questo mestiere di avere visto qua e là molte cose, però questo, ecco, nel caso della Banda Mono Bianca, per tornare al tema, lì il tema non è solo e tanto il problema della protezione del potere, no? Cioè della protezione dei meccanismi di potere, e sicuramente c'è stata un meccanismo che ha reso difficile indagare su costoro per molto tempo. Pensiamo alla vicenda della R70, insomma, cito cose che per coloro che conoscono il processo, ma sarebbe lungo adesso se no darvene spiegazione. Ma contemporaneamente in quella vicenda è emersa, sono emerse alcune patologie del modo di fare l'indagine giudiziaria, che in quell'epoca
erano legate a una costruzione del processo penale che oggi, a mio avviso, è parzialmente venuta meno. No? Lo dico perché le modalità di costruzione del processo penale attraverso il meccanismo della collaborazione di giustizia, che pure in talune situazioni è inevitabile, però per come negli anni 90 si era costruito, impedendo che il collaboratore che chiamava in causa venisse poi vagliato al dibattimento attraverso l'incrocio e le domande, venisse sottoposta a quella che viene chiamata cross-examination, cioè venisse sottoposta al vaglio nel dibattimento, per cui si dava lettura di quel che aveva detto nel chiuso della Camera del Pubblico Ministero e il processo andava avanti. Oggi questa cosa non sarebbe più possibile e questo, secondo me, ha messo un freno a inchieste un po' autoreferenziali, cioè una patologia del modo di fare queste inchieste, certo frutto di una cattiva professionalità. Cioè io mi sono sempre chiesto, ma Simonetta Bersani, la teste del pilastro sulla quale si è retta tutta la storia che vedeva incriminata questo gruppo di piccoli delinquenti del pilastro, piccoli o medi, insomma, non dico piccoli delinquenti per dire piccoli rispetto alla strage che veniva loro addebitata, insomma, cioè, sicuramente ne hanno combinate, ma non avevano combinato quella strage. Questa ragazzina è stata mal gestita, cioè è frutto di una cattiva professionalità o c'è qualcosa di peggio, no? Certamente noi non possiamo mai impedire che la cattiva professionalità alligni qua e là, tutti vorremmo che chi gestisce le cose fossero bravi professionisti, bravi giudici, bravi avvocati, a volte questo non avviene, quindi come dire, dobbiamo creare dei meccanismi di controllo, di incrocio. Oggi ce ne sono più di allora, io dico, non dico che non si possano riprodurre meccanismi. Quello che scandalizzò all'epoca continua a scandalizzarmi è che in quella vicenda, non è stato ricordato questa sera ma è ben noto, per tutti questi reati che avevano commesso quelli dell'Uno Bianca, 178 persone erano andate in carcere, 178, non 1, 2, 5, 178 persone erano in carcere, delinquenti, piccoli, medi, non delinquenti, cioè quinte mafie strane, comunque persone che non avevano commesso quei delitti. La cosa singolare, e in questo credo ci fu proprio un grave errore della magistratura bolognese, che su questa vicenda non è mai stata fatta una riflessione fino in fondo, perché ci fu il corpo a corpo quando ci fu il processo, ci fu il corpo a corpo che c'erano i partiti, cioè i pubblici ministeri, senza far nomi, che avevano costruito parte di queste inchieste, erano ancora attaccati alle loro inchieste, quindi vedevano. E addirittura qualcuno disse, no ma non è detto, saranno quelli dell'Uno Bianca che si erano messi d'accordo per uno scambio di armi, cioè, e pensavano di, come dire, di creare un unico calderone nella quale la presenza del pubblico ministero fu contrastata, cioè come dire, ci fu un contesto nel quale, e comunque non fu mai fatta autocritica, cioè quella vicenda meritava francamente una riflessione, ma perché è accaduto? Cioè come mai? Quali sono i punti? A me sembra che tutti questi ragionamenti abbiano poi comunque, a parte una grande autorità, ma un minimo comune denominatore, sembra che alla base di tutto sia il sistema mafioso, proprio l'atteggiamento, il sistema nel quale è contenuto il tutto, il contenitore, è un contenitore che... Nel caso della Uno Bianca, che l'Antonella con il suo libro ci ha ritirato fuori in maniera così chiara e che comunque ci ha ridisegnato ben bene nella mente, e la cosa che a me ha colpito di più, non so se anche per voi è stata la stessa cosa, è sentirlo così vicino. È come se non fossero passati quei 15 anni per tanti aspetti, e questa è la cosa, capito, assurda. Allora mi viene da pensare, leggendo questo libro con attenzione, ma siamo ancora messi così? Cioè voglio dire, il sistema è quello. Vogliamo dirci una volta per tutti se viviamo in un contesto sociale dove il sistema mafioso la fa da padrone oppure no? Io userei con più prudenza la categoria del mafioso, francamente la userei con più prudenza. Perché ho parlato di sistema. Ma dico, la userei con più prudenza, che sennò la categoria della mafia, a pure di espandersi e diventare solo sinonimo di un sistema malato, diventa tutto. La mafia purtroppo è qualcosa di molto serio, molto organizzato e molto significativo e molto determinato, e non mi pare che il tema che sia quello, cioè non è che 178 persone sono andate in galera innocente per colpa di un sistema mafioso, sono andate in galera innocenti per colpa di un sistema che non è stato capace
di fare indagini, di controllare che quelle indagini andassero in porto bene e non male, di impedire che quando anche indagini fossero partite in una direzione si arrivasse a delle condanne, visto che erano degli innocenti. Quindi l'allarme che io ricavo è, da un lato, quello di dire questo fenomeno si può riprodurre, questo è pacifico. Io credo che in termini così massivi, cioè così evidentemente, quello non è il fenomeno dell'errore giudiziario, l'errore giudiziario tutti noi siamo in grado di capire che il singolo errore si può verificare. Qui lo scandalo è che ci fu un errore diffuso nel territorio e così è così significativo, no? In più territori, dicono anche territorio, non è solo a Bologna, che la cosa coinvolse Bologna, coinvolse Rimini, coinvolse Pesaro, coinvolse Cesena, Forlì, insomma, diciamo, coinvolse un'area significativa, diverse procure, quindi evidentemente c'era qualcosa che non andava nel metodo di indagine. Oggi quel metodo è in parte, ripeto, più controllato. Io credo che l'introduzione dell'articolo 111 della Costituzione e un nuovo modo di svolgere il processo penale in parte abbia messo un rimedio a fenomenologie di questo tipo. Dico in parte perché su altri versanti questo rimedio invece è più difficile a comprendere qualsia. Perché in questo caso questi 178 sono sostanzialmente carne da macello? Cioè, se andiamo a vedere la loro anagrafe, sono appunto dei rapinatori catanesi, sono questi del Pilato. Cioè, sono soggetti nei confronti dei quali la possibilità di costruire un colpevole dal nulla è molto più semplice, no? Intendiamo? Quindi sono personaggi sottoprotetti, no? Cioè, sono personaggi che vivono magari in forme di sottobosco sociale, quindi non ricevono protezione da nessuna parte. Non a caso, quando Macauda fece la calunnia nei confronti della famiglia Testoni, la famiglia Testoni è una famiglia contadina, ma che aveva radici nel territorio, erano vecchi iscritti al Partito Comunista, quindi guardate, gli fecero un incastro tremendo, perché gli fecero trovare l'eroina. Poi ci fu una brillante grafologa, da sempre nominata perita grafologa da parte del Tribunale di Bologna, o della Procura, insomma, era un'abituale fruitrice degli uffici giudiziari, la quale disse che con certezza la grafia che risultava da un'agendina, nella quale c'erano tutti i conti dello spaccio di stupefacenti, cosa che era stata messa lì da Macauda per calunniare questa famiglia, era di pugno del signor Testoni o del figlio del signor Testoni, insomma di qualcuno della famiglia. Ma date, l'incastro era tremendo, cioè ti trovano l'eroina, ti trovano i proiettili, cioè ci fu un incastro. Questo incastro venne meno anche perché ovviamente lo sconcerto, lo stupore, la meraviglia rispetto a una famiglia di cui non si comprendeva come si potesse pensare a un revirement della vita di questa natura, fece... No, dico questo perché... Poveretto è morto, eh? Sì, sì, in quel contesto, e Macauda è un altro di quegli elementi che fa pensare che l'Uno Bianca non sia, come dire, no? Che non finisca tutto lì, perché Macauda è un personaggio strano, un brigadiere che compie questa calunnia e si giustifica... No, no, qui è ben descritto. Che sbaglia il diritto. Certo, perché la sua logica sarebbe stata, è ovvio che lui compie una, cade sulla buccia. Io volevo chiedere a Simona Mammano, c'è questa scuola di formazione della polizia, è stata poi istituita? Perché io mi ricordo che il dottor Gianni venne da me e mi dice non succederà mai più, perché adesso abbiamo intenzione di istituire questa scuola di formazione di polizia per tirar fuori dei bravi poliziotti, degli investigatori. Io non ho mai sentito parlare di questo, tant'è che ho chiesto a Marita Parisi, che è la segretaria del SU, e lei mi ha detto: Rosanna, siamo messi come prima. Allora io te lo chiedo anche a te, a distanza di un anno, è stata istituita o no? Ma non solo, se pensate rispetto a Genova, venne fatto un corso assolutamente tenuto sconosciuto ai sindacati, venne fatto un corso dove vennero chiamati degli americani a fare addestramento.
Di questo corso non si sapeva assolutamente nulla, vennero fuori comunque un diverso modo di fare ordine pubblico che io notai immediatamente dal momento in cui ci fu il primo ordine pubblico di Genova, perché lo vidi solo perché lo conoscevo la differenza. E uno era quello di marciare e l'altro era quello di sbattere i manganelli contro contro lo scudo, le tute nere, le tute scure. E seguire la formazione. Quindi cos'è questa la formazione? Di che cosa stiamo parlando? Infatti. Adesso stiamo parlando di Genova e questo è successo nel 2001. Hanno cambiato le divise, che poi hanno ricambiato per fortuna, però erano divise toste da vedere. Quindi fa parte tutto. Speriamo bene, insomma, perché. Speriamo bene. A questo punto non c'è caso. Io quello che voglio dire è che ci deve essere una grossa vigilanza. Io comincerei con una domanda, cercando di ricollegare il passato con il presente. Quindi cercando di prendere appunto il tema di Luna Bianca con una sua matrice fortemente anche ideologica, una matrice anche insomma, di attacchi razzisti come anche quelli dei campi nomadi o dei giovani senegalesi, ricollegandoli appunto con i temi di Genova, anche con il tragico caso di Ferrara di Federico Aldrovandi. E quindi anche alla luce del fatto che l'anno prossimo, il 2009, ci sarà un nuovo G8 in Italia, capire come si possono avere delle proposte di regolamentazione delle forze dell'ordine anche per evitare che vi sia una sempre più crescente ideologia, specie in ambito giovanile, parlo appunto dal mio punto di vista, dei contatti che posso avere in ambito giovanile, una sempre più forte e crescente ideologia contro le forze dell'ordine, che dal canto mio rispetto totalmente perché sono persone che rischiano la loro vita per la sicurezza di tutti, ma molto spesso sembrano troppo riparati dalle loro divise. Quindi anche per abbattere questa ideologia antipoliziesca che non ha senso di perseverare. Io non vedo una riproposizione di un'altra Genova per un futuro G8, e, anche perché sarebbe assurdo perseverare. E, il discorso, a mio parere, è molto più sottile e la vigilanza di cui parlavo prima io è una vigilanza che deve essere posta da tutti proprio a 360 gradi, quindi non solamente quando si fa ordine pubblico, non solamente quando avvengono degli interventi violenti come è successo per Aldrovandi, come sono successe altre che non sono finite così male, però l'esempio era anche quello del rapare la testa a Bottiglieri. Queste sono tutte cose che fanno parte di un insieme che va analizzato, però non penso a una riproposizione di un'altra Genova, no. È stato negato, ma riproposto, mi è sembrato di capire, che questa vicenda della Luna Bianca non sia finita. Allora io sarò schematico necessariamente, forse anche radicale, ma è chi vuole rispondere lo faccia. Ma ci sono degli elementi probatori, ci sono nuovi elementi anche da questo libro per fare riaprire un processo, il processo, che il dubbio emerge da alcuni interventi vostri. Ma perché dico questo? C'è stato un dibattito inerente al termine, al significato sicurezza molto esteso, non meglio definito, ma a mio avviso l'Isola Rossa di Bologna prende la definitiva frustrazione dopo Italicus, strage del 2 agosto, da questa vicenda della Luna Bianca. Cioè io sono radicale e sono dietrologo e questo è un episodio politico a mio avviso, è ancora da dimostrare, ma lo vedo politico, anche perché nel 93 Luna Bianca cessa nel 94, nel 93 ci sono le bombe di Milano, Roma, Firenze,
inizia una strategia da parte pare della mafia, dove poi la uno bianca gli è fatta sparire, non mi serve più. Questo fa parte del gioco delle varie maschere che il terrorismo mette volta per volta. E la uno bianca, ci sono degli episodi che sono assurdi, come l'uso del tritolo, mi pare le poste di Via Emilia, episodi che vanno oltre una criminalità, si vuole seminare il terrore, si vuole seminare l'insicurezza. Bologna è insicura oggi perché basta dare 200 euro a un delinquente che ti inventa o ti fa uno stupro o una rapina e tu sei insicuro. Si chiede quindi alle forze dell'ordine, si chiede garanzia, si chiede ordine, e questo è un segnale prefascista molto pericoloso. Quindi il processo, un processo dovrebbe riprendere a mio avviso, perché insomma verità e giustizia, non solo memoria. Io non sono d'accordo sulla memoria. Verità e giustizia su ogni episodio. Grazie, chi mi vuole rispondere? Sulla vicenda della Uno Bianca, rispetto ad altre storie, abbiamo delle persone in carcere, 5 condannate all'ergastolo. E adesso lo dico non perché è qui presente il dottor Mancuso, ma perché emerge chiaramente dagli atti che ciò che si poteva fare con gli elementi che sono emersi è stato fatto. Queste persone sono in carcere e non sono uscite, non hanno avuto accesso a benefici di legge. Si ricordava all'inizio, per esempio, che a Gugliotta sono stati negati 5 giorni per andare a lavorare in una comunità religiosa. Allo stato attuale delle conoscenze non ci sono elementi che possano portare a una riapertura dei processi. Queste persone sono state condannate in via definitiva. Avrebbe potuto esserci un ulteriore procedimento che poteva portare a qualche elemento in più, e che era il processo che si doveva verificare e che si doveva celebrare a carico dei super testimoni che testimoniarono il falso. Simonetta Bersani, che è stata citata prima, Anna Maria Fontana, avrebbero dovuto finire a processo lo scorso marzo, quasi un anno fa, però il processo non si è mai aperto perché il reato è caduto in prescrizione. Per cui è vero che su questa vicenda rimangono degli elementi che portano a porsi delle domande. Il ruolo di Macauda, il brigadiere di depistatore, un altro depistatore di professione, Francesco Sgro, che ad un certo punto finisce nella vicenda ed era un depistatore professionista, visto che già nell'Italicus aveva dato il suo contributo a non permettere la vicenda. Però io credo che occorra fare un distinguo. Allora, la verità giudiziaria c'è, che 6 persone si sono macchiate di una serie di reati, 5 sono state condannate per 24 omicidi, e a questo punto occorre che altre persone che non siano magistrati interpretino questa vicenda a distanza ormai di qualche anno e comincino a darne una lettura, che è una lettura giornalistica, è una lettura politica ed è una lettura storica. Per una lettura veramente storica probabilmente siamo ancora troppo vicini ai fatti. Ai tempi in cui andavo all'università mi dicevano che gli storici dovrebbero entrare in gioco almeno 50 anni dopo che determinate vicende si sono verificate. Opinabile o meno, questo è un altro discorso. Sicuramente la vicenda della Uno Bianca, poi è il lavoro che ho cercato di fare io, non va contestualizzata in uno scenario più ampio, e non ascrivere semplicemente a una sequenza di rapine, una sequenza di rapine inspiegabili come sparare ai carabinieri o ai nomadi, piuttosto che fare delle rapine in cui rimane per terra. E la lettura più ampia, per una lettura più ampia, lei ha sicuramente dato un elemento, cioè che è questo territorio. Questo territorio, lo sappiamo tutti, è sempre stato considerato un territorio simbolo, una terra di integrazione, una terra di sinistra, ma anche una terra da tenere sott'occhio e su cui intervenire. Per esempio, io ho riportato nel libro un passaggio che ho trovato leggendo gli atti di un convegno che si celebra nel 1965,
l'Istituto Polio, e si dice chiaramente che l'Emilia Romagna e la Toscana devono essere delle zone in cui bisogna intervenire, e bisogna intervenire con la necessaria spregiudicatezza. Cioè, andando, io ne riporto un passaggio breve, però andandosi a leggere quegli atti del convegno, sembra quasi di leggere quello che avverrà dopo. Io non credo che Rauti e le persone che parteciparono a quel convegno avessero in mente la storia della banda della Uno Bianca. Io posso dire che da un punto di vista politico, tra virgolette, forse il fatto che ci fosse qualcuno che ha sparato per così tanto tempo e ha gettato terrore tra la gente può aver fatto comodo, senza pensare ai servizi segreti deviati, è stato dimostrato che erano deviati ben poco, o a terzi livelli, grandi vecchi, che forse almeno farebbero vedere un panorama di coerenza in quello che succede. Invece andando a storia di queste vicende si vede come di coerenza effettivamente ce ne sia ben poca. Però appunto pensiamo a quello che a cui accennava Alessandro Gamberini prima, la destabilizzazione e la perdita di credibilità di una città come Bologna nella sua immagine, in cui per il prefetto il problema erano i nomadi, la politica eccessivamente lassista, cioè la politica di accoglienza. Abbiamo addirittura un assessore della giunta in beni che chiede di istituire un numero chiuso per i nomadi. Per un'altra parte della giunta il problema non sono i nomadi ma sono gli extracomunitari, gli altri, quelli che sono chiusi all'interno della scuola romagnola. Per cui semplicemente andare a vedere come l'elemento xenofobo e una sua eventuale strumentalizzazione possono aver giocato alla caduta di credibilità politica di questa città, questo è un elemento che emerge chiaramente dalla storia della banda della Uno Bianca. Voglio ringraziare di questo intero, le cose che sono state dette adesso sono molto convincenti e molto pacate, e devo dire che anch'io quando ho visto il titolo del libro ho avuto qualche problema, però devo dire che poi nel libro si ricostruisce perfettamente un clima, si inserisce questo periodo così sanguinoso dentro una serie di altre vicende terroristiche, eversive e così via. E io credo, questo lo disse anche a Walter e Giovannini, che è un po' il protagonista poi che è assente in questa vicenda, cioè il pubblico ministero che sostiene l'accusa e che affrontò la questione all'interno del suo ufficio in maniera altrettanto difficile, per non dire drammatica, professionalmente drammatica, in quel momento. E devo dire che effettivamente se ci fosse stata la contestazione della finalità eversiva, se molto spesso queste azioni erano finalizzate a creare terrore e sangue, era di una spietatezza assoluta, forse la cosa più terribile lo dovremmo ricordare, la ricordiamo ogni volta che c'è questa ricorrenza dell'assassinio di Massimiliano Valenti, dentro l'orrore e la barbarie, forse l'aspetto più orrendo di tutta questa storia di 7 anni di sangue, e soprattutto gli attacchi ai campi nomadi, al sparare ad alzo zero contro le carovane, ferendo e devastando il fisico di ragazze, di bambini, di donne, che ancora oggi quando c'è la ricorrenza al pilastro dei 3 carabinieri morti, noi vediamo arrivare queste donne, queste bambine, queste ragazze ancora giovani, sfigurate. Ecco, questo era veramente la volontà di portare terrore, era razzismo, ma razzismo terroristico. E che se ci fosse stata questa aggravante, io penso che avrebbe retto. Penso che avrebbe retto. Ecco, ma fu un eccesso di prudenza in una situazione di estrema difficoltà che comportò questa scelta da parte del pubblico ministero, il quale, ricordiamo una cosa, volle riversare nel processo tutte le vicende che avevano accompagnato quegli anni, tutti i depistaggi, tutte le deviazioni, ha persino
un litigio durissimo tra l'allora comandante del ROS e il vice capo, il capo già era, della Sismi, Emilia Romagna Marche, che poi è stato arrestato. Mancini, diciamo i nomi. Persino questo conflitto venne portato nel processo, e alcune questioni assurde che avvenivano in questura, esponenti che avevano creato dei gruppi eversivi, cioè, comunque tutto venne portato nel processo, tutto fu vagliato, e badate, i resoconti delle vicende così come raccontate dai protagonisti, cioè da Roberto Savi e da Fabio Savi, hanno retto, si sposavano in maniera assolutamente convincente con la necessità che loro fossero gli autori di tutte queste vicende che ricostruirono con meticolosità. E Roberto e Fabio Savi accusarono della strage del Pilastro al fratello Alberto, che andò all'ergastolo, e senza quell'accusa non sarebbe mai andato all'ergastolo, così come Occhipinti, se non fosse stato accusato da Roberto Savi e da Fabio, non sarebbe andato all'ergastolo. Per cui su quella vicenda, così come è andata, chi furono i protagonisti, non possono esserci dubbi. E devo dire una cosa ad Alessandro, perché poi non condividiamo il 111, ma soprattutto non tanto il 111, ma la legge applicativa del 111. Sono espressioni di Walter Giovannini. Se il processo fosse stato regolato dalla normativa successiva, non avrebbe consentito quelle condanne, perché i fratelli Savi al dibattimento si avvalsero della facoltà di non rispondere. Perché l'amicula si avvalse della facoltà di non rispondere, perché il Gugliotta non ha mai confessato, non ha mai ammesso di avere commesso neanche l'assalto all'ufficio postale, e così Occhipinti e così gli altri. Cioè, stiamo attenti su questo, al principio della conservazione della prova e del rispetto del contraddittorio. Per cui, ecco, il buio delle dichiarazioni rese nel buio di una stanza non avvengono mai più, non possono avvenire più, ma già allora non potevano avvenire. Queste persone hanno reso le stesse dichiarazioni, la prostituta catanese ha reso queste dichiarazioni anche al dibattimento. Cioè, quindi non è quello che è la garanzia di tutto, ma io credo che dovrà essere e dovrà restare il libero convincimento del magistrato, del giudice, corroborato da riscontri adeguati. Questa, diciamo, è la verità processuale. La verità storica, la verità quella naturalistica, quella non possiamo avere la presunzione di conoscerla. La verità storica sì, magari, ma come sono andati fino in fondo i fatti, quali erano le intenzioni, che cosa hanno combinato, se c'erano altre persone, chi si nascondeva dietro, ecco, questo non illudiamoci, cioè possiamo ognuno avere la propria opinione, ugualmente da rispettare, ma che i fatti processualmente accertati siano stati quelli consacrati nelle sentenze fino a quella della Cassazione, ecco, questo, su questo non avrei alcun dubbio. Devo dire, e concludo, il libro che abbiamo presentato stasera è prezioso, perché racconta con grandissima serietà i fatti come si sono svolti, li inquadra in una serie di vicende che meritavano di essere raccontate insieme a questi episodi criminosi, e crea e rende una verità che è quella, diciamo, alla quale noi dobbiamo poi attenerci, che dobbiamo rispettare. Io per questo ringrazio l'autrice qui presente per la serietà e anche la difficoltà, perché voglio dire, avere compulsato centinaia di carte, di scritti, di libri e così via, è stato veramente un lavoro, credo, faticosissimo. Grazie. Io credo che poi
e sarò brevissima, ci sia, al di là delle sentenze che vengono pronunciate nei tribunali, un lavoro che va continuato e che non è di competenza dei magistrati, ma è quello di leggere i giornali, di osservare cosa succede e di ragionare sulle vicende. Dottor Mancuso ha detto prima che ha pagato personalmente determinate sue modalità operative. Io vorrei tornare un attimo ad un fatto che riguarda il pubblico ministero che sta rappresentando l'accusa al dibattimento sulla Diaz. L'estate scorsa, probabilmente ricorderete che avviene a Sanremo un omicidio, una ragazza viene accoltellata brutalmente dal suo ex fidanzato e immediatamente rimbalza la notizia che quest'uomo era già, non mi ricordo se era stato archiviato, comunque si era indagato a piede libero, credo indagato a piede libero, per un precedente omicidio di un'altra sua ex fidanzata. E scoppia immediatamente la polemica: com'è possibile che un personaggio così pericoloso sia a piede libero? Allora, io ho lavorato in cronaca nera diversi anni, per cui sono abituata ad avere a che fare particolarmente con le forze dell'ordine. E ho visto sempre che c'è una sorta di etichetta istituzionale tale per cui magari tra magistrati e investigatori possono non essersi reciprocamente simpatici, avere dei problemi l'uno con l'altro, ma pubblicamente non esce mai nulla. In quel caso c'è una stranezza: il capo della squadra mobile di Genova prende la parola, si mette davanti alle telecamere, parla con i giornalisti e comincia a dire sostanzialmente che il pubblico ministero è un incompetente, che lui aveva portato tutte le prove perché questa persona fosse incarcerata e il pubblico ministero l'ha lasciata andare e che aveva la responsabilità morale di quell'omicidio. Io sono rimasta assolutamente allibita, poi io e Simona in quel periodo io ero via per le vacanze, per cui ci sentivamo solo per telefono, ci sentiamo e io dico: ma voi da quando in qua fate delle dichiarazioni del genere contro un magistrato? A me sembra veramente incredibile. Allora, separatamente, sia io che lei siamo andate su internet a verificare chi fosse questo dottor Zucca e abbiamo scoperto che è il PM di Genova. Esatto. Che è il PM che ha istruito la Diaz, per cui è quel PM che sta in questo momento mettendo sotto accusa una serie di esponenti della Polizia di Stato. Allora, recentemente mi è capitato di parlare ad un dibattito e di aver sottolineato un elemento, che questa è una Repubblica che si fonda sulle coincidenze, perché se andiamo a verificare la storia di questo paese, di coincidenze stranissime, assolutamente fortuite e che aiutano determinate persone e ne danneggiano altre, ce ne sono a pacchi, coincidenze che non possono essere dimostrate, cioè non ci sono degli elementi tali per cui si dimostra una volontà dietro di esse. Però guarda caso, un pubblico ministero che sta attaccando la Polizia di Stato subisce un'agonia mediatica di quel livello. Pensiamo ai magistrati che stanno indagando per esempio sul caso di Abu Omar e sul dossieraggio Telecom, che si scontrano con il segreto di Stato, che peraltro il precedente governo che è appena caduto aveva detto che avrebbe rimosso, a me non risulta. Lo ha formalizzato perché non si capiva se c'era o non c'era. Infatti. E in quel caso sono stati i magistrati a passare dalla parte del torto, perché stavano cercando di fare una serie di violazioni quando cercavano di indagare su uomini dello Stato che volevano della CIA, sì. Che in questo caso sono espliciti, in altri sono un po' più nascosti. E, passando dalla parte del torto, andiamo a vedere oggi che carriere hanno fatto, che cosa è successo alle persone coinvolte in quella vicenda. Nicola Pollari, che diventa capo del SISMI, il servizio militare, nel 2001, in un periodo strano in cui si consuma poi una faida tra ufficiali in particolare della finanza, e che è accusato di due casi gravissimi come il caso Omar e poi il dossieraggio Telecom, e ricordiamoci che nel caso Telecom non si usa la violenza, ma si usano tecniche di spionaggio che vanno a ledere le libertà, i diritti fondamentali dei cittadini, cioè li si osserva, li si segue, li si intercetta senza che mai un magistrato abbia emesso niente. Nicola Pollari è di più, sì, esatto, lui non ha fatto tanta carriera, però dopo no, è diventato selettore del però
mentre Niccolò Pollari ha avuto un incarico istituzionale, pur poi adesso mi sfugge il nome, Fabio Ghioni per esempio viene rimandato a casa agli arresti domiciliari dopo essere stato arrestato per gli abusi di Telecom, e gli si offre un posto come responsabile della sicurezza informatica del Viminale. Tralasciamo il fatto che il Viminale è una di quelle istituzioni che aveva cercato di violare. Oppure pensiamo alla carriera politica, no, alla carriera istituzionale che ha fatto Marco Mancini, per esempio, che ai tempi della Uno Bianca comandava il SISMI di Bologna, peraltro finisce sotto indagine per questa vicenda, per una storia di Bossoli, dopodiché diventa responsabile SISMI di tutto il centro nord. Sono persone che fanno carriera, alcune vengono penalizzate, altre fanno carriera. Semplicemente notare queste, e poi vabbè, il caso eclatante, De Gennaro, l'ex capo della polizia, rinviato a giudizio, giusto, per i fatti di Genova, per aver indotto un questore a rilasciare falsa testimonianza, prima finisce con un incarico istituzionale al Ministero degli Interni, adesso è il commissario che deve risolvere i problemi. Peraltro, dato che l'Italia è un paese piccolo, i nomi tornano. De Gennaro, per esempio, era responsabile, l'uomo dello scocchio, era venuto a Bologna per studiare la vicenda dopo il pilastro. Per cui semplicemente, come liberi cittadini, vigilare su determinati nomi, su determinati fatti, cercare di porsi delle domande, cercare di elaborarle, sicuramente aiuta ad aumentare il livello di attenzione, e questo non è un lavoro che può fare un magistrato, non è un lavoro che può fare un avvocato, non è un lavoro che può fare un poliziotto, è un lavoro che devono fare assolutamente tutti. Prima si è sentito parlare, appunto avete parlato di un discorso dove praticamente c'erano queste persone che depistavano, e moltissime altre persone in realtà hanno omesso di dire delle cose, hanno nascosto, hanno protetto, e quindi la mia domanda era effettivamente se queste persone sono ancora nel tessuto, se sono state punite, come si pensa di perseguirle, se in qualche modo la fanno franca o meno. Da semplice cittadina mi sono stancata di sentirmi dire cade in prescrizione, e le chiedo: cosa dobbiamo fare perché non cade in prescrizione? Cosa potete fare voi perché non cada in prescrizione? Grazie. Anch'io parlerei del presente. E della difficoltà per un cittadino qualunque che vede la televisione di comprendere la realtà. E voglio parlare dei fatti di Gravina. Chiunque di noi, vedendo la televisione, vedendo quelle case diroccate, quelle case che hanno portato alla morte di stenti per due bambini, si domanda: ma dov'era il sindaco? Dov'era la polizia? Dov'era il prefetto? Perché non hanno recintato? Perché non hanno impedito l'accesso a quei luoghi? Questo è il paese delle mancanze, delle colpe che restano impunite. È di fronte a questo che noi cittadini siamo impotenti. Ecco, io mi domando a questo punto veramente come vigilare e come riuscire a credere ancora che in questo paese sia possibile che chi ha delle colpe paghi. Ora, ritornando alla Uno Bianca, io ricordo di aver letto a quei tempi che una delle prove che incastrò i Savi furono i proiettili che erano in dotazione solo della polizia. Quando è che venne fatta questa scoperta, e perché passarono ancora tanti anni prima che si arrivasse alla verità? Perché non si è seguita subito quella pista, e perché tanti altri cittadini sono stati uccisi? Ecco, rispondere a queste domande potrebbe in qualche modo dare delle certezze. Elementi per rispondere, se non manifestare lo stesso stupore, la stessa indignazione, non tanto per non avere recintato, perché questi, ma per non avere cercato, per non avere fatto in modo di trovare questi due poveri ragazzini quando erano ancora in vita, che saranno stati almeno 48 ore prigionieri di quella trappola terribile. E non solo, ma era poche centinaia di metri dal punto dove giocavano normalmente, e a pochi decine di metri da dove erano stati visti.
per cui realmente resta una tragedia che vederla, diciamo, ci scuote profondamente e soprattutto appunto ci porta a delle domande che meriterebbero delle risposte da parte di chi ha omesso, comunque non è andato a controllare quei luoghi. Per quanto riguarda la questione del salvataggio dei savi, ebbene, voglio dire, il libro richiama con precisione tutto questo. C'erano, quando vi è la fase è più cruenta, poi quella del fucile, e loro mettono un sacchetto per recuperare i bossoli e fare in modo che non si arrivi, ma ciononostante si identifica questo fucile. E vabbè, da una parte viene segnalato Alberto Savi a Rimini che al poligono di tiro utilizzava un fucile con il sacchetto che recuperava i proiettili, dall'altro lato c'era Roberto Savi che aveva acquistato due fucili. Aveva acquistato innanzitutto il fucile di cui si era servito, ma che porta poi ad un funzionario della polizia di Bologna dopo aver esploso per terra un colpo che aveva deformato la canna. E dice: ah, voi state controllando questi fucili, controllate anche il mio. Ma nel frattempo avevo comprato un altro fucile a Rimini e risultava a Rimini. Quando la polizia e i carabinieri, questo non ricordo con precisione, chiedono al magistrato di fare lo screening di tutti i fucili di quel calibro, di quel tipo, venduti in Italia, il magistrato rifiuta, perché sostiene, si trincera dietro un dato formale che è quello che dovrebbe fare la comunicazione giudiziaria per omicidio continuato, volontario continuato, premeditato, reato molto grave, a tutti coloro i quali fossero titolari di questo fucile. Per cui la polizia si ferma di fronte a questo ostacolo. Ma naturalmente era un errore sia esatto, 91-92. E dunque questo è un, voglio dire, un fatto un po' infantile, non so come definirlo, comunque un ostacolo che andava superato parlando con le persone, insomma, mi sembra una cosa abbastanza superficiale essersi comportati così. Ma per quanto riguarda la questione della prescrizione, il nostro paese è un paese che ha due velocità diverse nel processo. Sappiamo delle prescrizioni ripetute per reati molto gravi come ad esempio la corruzione, il falso in bilancio, che hanno segnato le vicende giudiziarie di questi anni, sulla base di leggi che si è fatto l'incolpato, l'accusato, servendosi dei difensori di fiducia che erano dentro le commissioni parlamentari, addirittura uno presiedeva la commissione giustizia della Camera, gli faceva le leggi su misura, parliamo di Berlusconi, parliamo dell'avvocato di Berlusconi, gli faceva le leggi su misura in modo tale che il falso in bilancio non fosse più perseguibile, avesse una prescrizione assai inferiore ai tempi medi del processo penale e che dunque garantisse il suo cliente. Il suo cliente si trovava a essere il Presidente del Consiglio. Dunque una situazione di estrema gravità, di estremo allarme, che però non è stata sanata. Tutte le leggi ad personam del precedente governo non sono state minimamente toccate dal nuovo governo, quindi questo pure, diciamo, è un fatto molto grave, così come è un fatto molto grave che alla giustizia fosse stato assegnato un ministro come Mastella, che doveva essere assicurato alla giustizia, ma non in quel modo, non al Ministero della Giustizia. E comunque, ora, qual è il problema? Che fu nel pacchetto sicurezza che, del governo fu inserito un termine di prescrizione diverso che però non ha mai trovato la luce. Tenete conto che se andiamo a vedere cosa si nasconde dietro il falso in bilancio, si nasconde di tutto, si nasconde il riciclaggio del denaro mafioso, si nasconde la corruzione, si nasconde i reati più gravi e non solo quelli dei pubblici ufficiali, ma anche quelli delle organizzazioni mafiose, come appunto il riciclaggio di denaro sporco. Dunque
è un fatto estremamente grave e allarmante che questo paese, che ha una criminalità organizzata così ramificata, viva ancora con regole così arretrate, sia ancora in grado di neutralizzare episodi come ad esempio quest'ultimo, come quello che è avvenuto in Sicilia recentemente, cioè il condanna a 5 anni di reclusione per favoreggiamento, esclusa l'aggravante di mafia, che consente non soltanto la prescrizione ma consente anche l'indulto, che se ci fosse stata l'aggravante non ci sarebbe stato l'indulto, ma pensiamo anche all'indulto, che è stato il primo atto del governo sulla giustizia, di questo governo ancora diciamo in vita, anche se diciamo morente, ma è stato il primo atto che riguardava fatti di giustizia, un indulto di 3 anni assicurato per una quantità di reati che comportano, badate, adesso possiamo parlare di questo indulto perché è una cosa talmente allarmante e grave che potrei intrattenervi per ore, ma non voglio farlo perché anche l'ora tarda. Comunque è stato un gesto fatto a futura memoria, perché ha coperto tutti i reati comunque commessi entro una certa data, che era il maggio del 2006. Guardate, tutti coloro che hanno commesso, di solito si davano i 3 anni per, sulle condanne passate in giudicato. In questo caso invece si sono dati per tutti i reati comunque commessi, anche quelli non ancora scoperti. Per intenderci quelli di Geronzi, per intenderci quelli di Consorte, per intenderci quelli di una serie di altri personaggi, e non tanto di Previti, che era gli arresti domiciliari, non occupava neanche una cella, che però neanche più il domicilio è potuto uscire perché hanno abolito pure quello. Comunque è stata una cosa talmente grave, e badate, ha coperto persino il voto di scambio mafioso, che peraltro non esisteva, nessuno era in carcere per voto di scambio mafioso, ma noi sappiamo che il potere mafioso si regge sul voto di scambio, così corrompe la politica, così si interferisce in tutti i poteri pubblici attraverso questo meccanismo. Hanno dato anche questo segnale, un segnale di cui non c'era bisogno, a futura memoria. Cioè sono fatti di una tale gravità che consentono di comprendere come viviamo in un paese ancora fortemente malato, se ancora una volta si presenta chi ha sgovernato per 1 anno e poi per 5 anni e poi il padrone delle televisioni e poi impedisce di fare le leggi che possano in qualche modo regolare il conflitto di interessi, l'etere, la distribuzione in regime di concorrenza e della pubblicità, dell'etere, della cinematografia, di una serie di cose di cui è padrone assoluto. Si compra i suoi avversari politici, si compra un senatore per 1 miliardo, gli fa un contratto per 1 milione di euro, gli fa un contratto di pagamento a rate, questo qui il giorno stesso cambia maggioranza, da Di Pietro passa a Berlusconi, ecco, cioè, è una serie di altri tentativi di corruzione di parlamentari nel Senato che lui dichiara e che invita a sottoscrivere contratti. Cioè sono cose paradossali in un paese civile, ma che, con le quali abbiamo a che fare, e che nessuno ci denuncia, nessuno si indigna per queste cose che sono gravissime, perché il parlamentare non ha vincolo di mandato, cioè talmente deve avere una tale libertà di azione che può anche votare contro il partito che lo ha eletto, ma esercitando il proprio libero convincimento, non già vendendo il proprio voto all'opposizione. Questo è avvenuto. Adesso vedete come sono passati tutti, Dini, Dinetti, tutti, Rospi, Rospini, sono passati tutti quanti all'opposizione, e Mastella forse è rimasto disoccupato, ma poi voglio dire, ogni tanto qualcuno ci resta, e questo ci fa solo piacere. Posso rispondere usando solo una parola, signora: internet, perché è il vero strumento che permette di avere accesso alle informazioni. Allora,
le sentenze, le motivazioni, gli atti giudiziari, le relazioni parlamentari, tutto quanto sono tutti atti pubblici nel momento in cui finiscono il loro percorso. Ma fino a quando la pubblica amministrazione non troverà dei modi efficaci per mettere a disposizione dei cittadini questi documenti, questi rimarranno semi inaccessibili, perché le assicuro che è molto difficile riuscire ad avere accesso. Internet per esempio è stato fondamentale per Genova, perché fin da subito si è visto che cosa stava succedendo e che cosa era successo, ed era innegabile negare quelle immagini. Le faccio un ultimo esempio che poi si ricollega al discorso che faceva il dottor Mancuso: i giornalisti non indagano, non fanno il loro mestiere. È vero, da un lato perché hanno degli editori che sono oligopolisti, se non semi-monopolisti, e che ingabbiano determinate attività di indagine dei giornalisti. Qualcun altro poi, come ha fatto Libero, come ha fatto Renato Farina, addirittura prende soldi dalle istituzioni per veicolare informazioni false. Però per esempio nel caso dell'incriminazione dell'estate scorsa per la comunità di recupero, adesso mi sfugge drammaticamente il nome, però tutti i giornali non danno informazione sulle accuse che questo sacerdote, che questo religioso aveva ricevuto, danno informazione solo sulle reazioni politiche. Chi se ne frega delle reazioni politiche? Che la destra e la sinistra solidarizzino con una persona che tutti ritengono una brava persona, al cittadino può fregare il giusto. Nessuno ha fatto una ricerca fondamentale, ha usato un motore di ricerca e ha visto che questa persona non solo aveva precedenti penali per i reati che gli venivano contestati, ma si era fatto anche un pezzetto di galera per falso in bilancio, bancarotta fraudolenta, truffa, cose del genere, e questo era a portata di tutti. Poi è vero, non si sa, spesso non si sa chi mette le informazioni, occorre verificarle, non tutto quello che c'è in rete è vero, molte porcheria, però sicuramente si ha a disposizione del materiale in più. Decidere di mettere questo libro su internet è stato perché, a parte che non è una storia mia, non mi appartiene, non me la sono inventata io, ho utilizzato atti, ho utilizzato relazioni e poi ho parlato della storia vera di altre persone soprattutto. Di conseguenza questo libro per me non può stare chiuso. In libreria il mio editore, sono estremamente contenta che abbia accolto e abbia addirittura esteso ad altri scrittori questa politica di cui parliamo ormai da tanto tempo. Però questo è l'unico strumento per avere un contraltare ad un'informazione che è malata tanto quanto sono malate le istituzioni di cui abbiamo parlato prima. Noi vi ringraziamo tantissimo per la partecipazione. Fuori è organizzato un buffet, quindi siete tutti invitati a servirvi. E Antonella se volete vi può autografare il libro, vi assicuro che vale la pena averlo nella propria libreria.